porto l'esperienza di professionista, faccio intolleranze alimentari e genetica e di paziente. Da qualche anno mi rompo nel vero senso proprio della parola, cado, sbatto, mi ferisco, eccetera. Quindi mi sono chiesta perché. Ho cercato tramite la medicina tradizionale risposte, l'ho trovata da una parte e quindi mi sono rivolta, ho rivolto lo sguardo altrove. Come al solito siamo composti da più parti, corpo, senso, anima, quindi le risposte possono essere diverse. E poi ho sempre rotto le scatole ai miei pazienti di cercare qualcosa che curasse la loro parte emozionale. Però rimanevo, si può dire, integralista per quanto riguardava le mie prescrizioni. Così la necessità di trovare qualcosa che coprasse tutte queste esigenze, da donna, da professionista e da paziente. E quindi l'idea di questo evento, che possa essere un evento che cura, un paziente che voglia riacquistare la sua integrità di sano attraverso l'integrazione di vari professionisti integralisti nel loro campo, ma della medicina ufficiale e non. Quindi il paziente volontario arriva, viene visitato, gli vengono proposte varie alternative. E quindi, per esempio, se uno ci dovesse avere, poi non c'è, però se dovesse avere il diabete o qualsiasi altra cosa, o comunque una problematica ossea di gastrite, diciamo il naturopata gli può consigliare la sua idea, l'erborista, le piante, io gli dico l'ultime frontiere dell'alimentazione e la psicosomatica, il blocco mentale, però in realtà promuovere questo evento pilota, che ci può essere, che so, una volta al mese, due volte al mese, quindi la gente può andare lì, può essere visitata in un modo, diciamo, gratuito e poi magari oppure con un prezzo piccolissimo, non vedo i minuti. Quindi questo esperimento pilota potrà essere un esempio per noi di essere meno integralisti e più integrati, noi professionisti, verso nuovi tipi di cura per rendere più integro l'essere umano, e si potrà mettere in atto in ospedali. E però il paziente potrà scegliere la propria cura in grande, con una grande varietà di soluzioni, e ricordatevi, la cura è in noi. Aiutiamoci a tirarlo fuori.